Ma salve! Ciao bambini, questo è Electric Abu e questo è il nuovissimo diario della Comics che ho qui perché, pensate un po' voi, cercate di indovinare, vi do 3 secondi, 1, 2, 3, non ci siete arrivati, perché qui ci sono dei lavori di Zio Peo, capito? Rispettivamente nel 27 luglio, se non sbaglio, 29 luglio e 30 e 31 dicembre, bambini. Sì, Zio Peo ha fatto dei lavori per la Comics, ma adesso la cosa più importante da fare è dirlo al mondo intero, quindi voi, vi stacco dalla mitica impalcatura pannello scorrevolizzante che ha fatto Zio Peo, perché voi venite con me a dirlo al mondo. E quindi direi andiamo, ma vorrei fare una transizione bella, innovativa. Che ne dite di una transizione verticale? Ok, proviamoci. Uno, due e... Wow! Mamma di topi! Lo sai che sono apparso rispettivamente a luglio sul diario della Comics? Sono bravo. Sì. Chiara, lo sai che sono apparso nel diario della Comics? Ho fatto 2 lavori. Wow, bravo! Ok, il prossimo teletrasporto verticale. Wow, lo sai Fabrizio che sono apparso nel mitico diario della Comics perché ho fatto dei lavori. Capito tu, Sono bravo. Bravo. Wow. Giulietto! Giulietto, dove sei? Giulietto. Indovina un po' cosa ha fatto Zio Peo? Il diario della Comics. Zio Peo è sul diario della Comics. Ragazzi, chi non lo compra è una puzzola. Andiamo. Wow, lo sapevi che Zio Peo è sul diario della Comics 2018-2019 in ben 2 pagine? No. Ora lo sai? Sì. Yeah. Wow, Andre, te l'ho detto che sono nella nuova agenda Comics. Ma che figata! Ma bellissimi sono. Fatti tu? Ha fatti Zio Peo. Ma che spettacolo sono, raga. Wow, Federica, ma lo sapevi che Zio Peo è sul diario della Comics? No. Ora lo sai. Wow, Sabri, te l'ho detto che sono apparso nella nuova agenda Comics. Non è fantastico? Quando viene interrogata, ma il tuo livello è rignato. Non lo devi leggere tutta. Ma sono io? O è qualcuno che mi assomiglia molto? Dai, sono palesemente io! La maestra Sabri? Sì, sono palesemente io. È soltanto un caso. Wow, Kirk, ma lo sapevi che Zio Peo è sul diario della Comics? Non mangiare, non ora, devi sapere che Zio Peo è sul diario della Comics, non ignorarmi. Wow, eccoci qui, in ufficio, nello studio, vecchio studio, non quello contemporaneo, non quello in cui ancora non ho finito di trasferire tutta questa roba, ma presto, prima o poi ce la farò, abbiate pazienza. Nel frattempo, ben pensato di preparare per questa occasione, per, diciamo così, festeggiare questo lavoro, questo esito, quest'altro traguardo, di cui sono fiero, un'altra pubblicazione, beh, facciamo un bel fumettino simpatico da pubblicare su Instagram e che magari può essere appunto repostato da Comics stessa, il profilo loro. Cerchiamo di mantenere uno stile bello semplice e iniziamo al lavoro.
mio panciotto ha fame. Prendi la nuova agenda comics con i disegni di Zio Peo e tanti altri. Wow, che bello. Lo posso mangiare? No. Non so, no, non riesco a capire se è veramente simpatica come scena oppure no. Spero che a voi faccia almeno sorridere, vagamente. Non so perché questo tipo di comicità molto molto sciocca, stupidotta, un po' alla Scottex, un po' al nostro mondo contemporaneo, come dire, mi piace moltissimo. E spero anche a voi. E quindi posterò questo fumettino su Instagram insieme all'uscita di questo video. Zio Peo vi terrà sempre aggiornati sui lavori, sulle pubblicazioni che avrò l'occasione di fare. E ne arrivano delle belle, bambini, state attenti, perché ne arriveranno davvero delle belle. Ma adesso, innanzitutto, qualcuno di voi gioca a Dissidia, sai, per la PS4? Perché io ci sto giocando, ma da solo non ha. Non mi dà molto gusto. Se qualcuno di voi ci gioca santuariamente, mi lasci il suo nome PSN, PlayStation Network, sotto nei commenti. Ma adesso direi che è ora di tornare a casa. E per tornare a casa vorrei provare una transizione a rotazione in questo senso. Cioè, girerò la telecamera, vi farò anche vomitare probabilmente, ma vediamo se apparirò a casa mia. Oh, wow, salve, buongiorno. Io in realtà non sono proprio a casa mia, sono a casa dei miei genitori, quindi ex casa mia. Chissà se il microfono nuovo funziona, perché passano un sacco di macchine, ma dovrebbe star puntando a me o a Kirk, se vogliamo. Mi stavo giusto chiedendo, a parte che spero che non si senta il camion dell'immondizia qui sotto, ma ci saranno Pokémon nelle vicinanze ora? Sì, ho riniziato a giocare a Pokémon Go per colpa di Giulio, che non ha fatto altro che giocarci questi giorni. Lui ovviamente hackerando il sistema, perché è uno zozzo. Io non sono in grado di fare queste cose avanzate. Guarda te, un Chikorita proprio qui davanti a casa mia. Ma pensa un po'. Catturiamo un Chikorita. Wow, wow, liscio. Wow, piu. Boh, ma che maledetto che sei. Toh. Preso Chikorita e passa pure il camion nel frattempo. Niente, bambini, chiudiamo quindi questo video, questo vipeo, se così vogliamo dire, in cui vi informo dei miei piccoli successi, che speriamo ce ne siano appunto altrettanti. Sono stato in numerosi luoghi per girare questo video e le varie parti in cui mostravo il diario a tutti. Come avete visto, sono tornato ieri da... che stavo con Sabrina, appunto, e ho portato anche Electric Topi, quindi ci saranno gran bei video in arrivo, sempre con Electric Topi, Sabri, Giulio, Andre, eccetera. E mi è piaciuto così tanto il fumettino che abbiamo fatto questa volta per questa occasione, che penso che prenderò quel format e lo porterò molto più spesso su Instagram, con battutine, cosette simpatiche. Quindi stay tuned, come si suol dire, e aspettatevi cosette magiche belle da Zio Peo. Zio Peo ci prova, Zio Peo ci prova a essere creativo. Zio Peo è creativo, è bravo Zio Peo. Beh, Zio Peo ci prova. Speriamo che ci siano ulteriori collaborazioni con la Comics, così come tante altre aziende, così come sono già in corso. Piccola chicca da Zio Peo, piccolo spoiler, perché davvero entro novembre, se va tutto bene, come ho detto prima, cioè giorni fa, ma per voi pochi minuti fa, ne vedrete delle belle, ma delle belle serie, delle belle grandi, delle belle piuttosto epocali, delle belle piuttosto epiche, delle epiche piuttosto leggendarie. Esatto, sì, ho usato la battuta tipica di Barney di How I Met Your Mother. Posso? Certo che posso. Quindi direi di chiudere questo video come al solito chiedendovi: mostrate tanto tanto amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, se vi siete vagamente divertiti, un poco, un po' tanto, non importa, anche soltanto un pizzico di divertimento, questo implica un bel mi piace. Iscriviti se non sei iscritto, ma soprattutto ti devi ricordare che questo è Electric. Abbo! E adesso vi faccio salutare da Zio Kirk. Zio Kirk saluta. E Zio Kirk, ciao. E Zio Kirk, ciao. Ti metto un dito in bocca, ciao. Sole tichino alla zampetta, sole tichino alla... Ma che fai, ti arrabbi? Ti chiappo qua, ti strappo proprio tutto, ti strappo, hai capito? Ehi, mi è caduto il telefono, pensa un po'. Ok, chiudiamo il video. Ciao bambini, fate i bravissimi, studiate e apparecchiate, bla bla bla, eccetera, ciao. Wow.